La gloria va a Dio e a Gesù. Un buongiorno e un buon venerdì a tutti quanti. La grazia di Dio è veramente preziosa per chi la mette in pratica e la adora, perché adorare Dio è la cosa più importante che esista al mondo. E questo, miei cari, nella grazia è importante sapere custodire quella grazia che Dio ci vuole donare a ognuno di noi. Perché a ognuno di noi? Perché Dio, quando grazia, grazia a tutti. Quando fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E questa mattina, con la sensazione che il Signore mi ha dato questa notte, amiamoci gli uni e gli altri. Sì, abbia successo qualcosa, perdoniamoci a vicenda, perché il perdono è la medicina più grande che esista al mondo. Il perdono guarisce, il perdono sana, il perdono ristabilisce l'armonia della persona che ha subito il torto e a quella che ha avuto senza consapevolmente fatto il danno. Perciò non usiamo parole di odio, non usiamo parole di disprezzo, ma il vocabolario questa mattina è dare gloria a Dio, perdonare, amare e graziare a tutti. Perché Dio, quando noi preghiamo Lui ci grazia a tutti. Non è che Dio dice tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, tu hai fatto questo, non meriti la grazia. Se tu ti metti in condizione di chiedere perdono al Signore, il Signore è così grande e prezioso di amarti e lodarti. Perché Dio anticipatamente sta aspettando, come quel padre del figlio prodigo, aspettava suo figlio ogni sera. E tutto il giorno affacciato alla finestra che guardava se il figlio ritornava. E così il Signore Dio Onnipotente guarda dalla finestra sua in alto se tu o io ritorniamo a lui. Perciò, miei cari, nella grazia cerchiamo di attenerci a questo valore, il perdono, la grazia, la potenza che in Dio e in Gesù Cristo. Come devi fare? Preparati una Bibbia e leggi la parola di Dio. Questa è la misura, la guida e la potenza dello Spirito Santo che ti riempie notte e giorno e ti incanala verso la strada che tu stai cercando. Se non sei capace, cerca una chiesa più vicina a te. Una chiesa che si parla di Gesù esclusivamente di Gesù e della sua parola, la Bibbia, e avrai successo, fortuna, potenza e sicurezza. Tra parentesi, miei cari, adesso mettiamo il messaggio di buongiorno. Buon giorno a tutti. Cari, nella grazia. Mettiamo le foto così si caricano.
vi auguro una felicissima giornata. Sotto la protezione dello Spirito Santo, che ci guida dall'alto. Lasciatevi trasportare da lui e farete la sua volontà. Amen. Bene, miei cari, il messaggio è stato lanciato. Ecco, gloria al Signore. Beato e unico sovrano, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Gloria a Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gloria al Signore, alleluia. Santo. Benedire, liberare, evangelizzare, seminare, salvezza, imbatto, nuovo, con Dio e con Gesù. Alleluia, la Bibbia, più 20 foto, perlustratele voi nella mia pagina, in Facebook. Avviso a tutti quanti che il mio nuovo profilo è stato bloccato attualmente. Purtroppo non ho seguito ciò che Facebook richiede. Ho evangelizzato troppo, con dei filmati di potenza dello Spirito di Dio. Facebook vuole che noi giochiamo in famiglia con gli amici, questo vuole. Purtroppo l'ho scritto a Facebook che cerco di aiutare chi è nelle difficoltà. Gliel'ho scritto diverse volte. Spero che questa ultima volta che gliel'ho scritto mi diano di nuovo il profilo. Tutta la gloria va a Dio, a Gesù. Io non voglio giocare. Io voglio evangelizzare, voglio aiutare, voglio donare quello che Dio ha donato a me, a tutti gli altri che hanno bisogno. Perciò cerchiamo di scrivergli a Facebook, di dare la possibilità di evangelizzare a noi credenti che vogliamo aiutare il mondo che si sta perdendo, il mondo che deperisce. Cerchiamo di essere tutti uniti, fratelli, scriviamoci. L'unità fa forza. Gloria a Dio. Non perché mi sento arrabbiato, assolutamente, io ho perdonato Facebook. Lui segue il suo ritmo di dare pace a Facebook, che non ci sia persone che fanno cose che non devono fare.
Tra parentesi, chiudendo questo, vogliamo pregare il Signore. Gloria a Dio. Se vi è possibile, chiudete gli occhi. Se vi è possibile, e lodiamo il Signore. Gloria a Dio. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che stiamo facendo, Signore. Grazie, Signore, che tu ci doni quella pace, quella tranquillità, quella serenità che tu vuoi donarci e vuoi che noi facciamo ogni cosa secondo la tua volontà. Grazie, Padre. Stamattina vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo. Veniamo tutti alla tua presenza, Signore. Io con i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, se ne abbia qualcuno, io li ho perdonati, Signore. Fai che anche loro possano capire che li ho perdonati e che possano essere veramente coscienti di riallacciare quell'amicizia che si era spezzata. Grazie, Padre. Ti ringraziamo ancora per le nostre famiglie, che tu le abbia benedette e benedette saranno. Grazie, Padre. Benedici ancora ognuno che ha bisogno nelle famiglie, benedici ancora il terzo mondo, benedici, Padre, ancora la vedova, benedici il carcerato, benedici ancora il bambino, il senza tetto, gli orfani, ancora chi si occupa di evangelizzazione, dagli forza, Signore, di poter evangelizzare in tutto il mondo, in tutto l'universo, con semplicità, con amore, con ardore e soprattutto con forza e con potenza nello Spirito di Dio tuo. Grazie, Padre. Oh, buon Padre Celeste, ancora ti voglio pregare per una famiglia che ieri mi ha contattato per telefono. Benedicela, Signore, sia lei che suo figlio e tutta la famiglia, Signore. Grazie, Padre. Ti ringrazio, Signore, che possa questa preghiera essere accettata da te. Io non so chiunque sia questa persona, questa famiglia, Signore, benedicela, Signore. Aiutala, sostienela, Signore, e portala avanti. Soprattutto se ci sono dei vizi, dei problemi in famiglia, possono essere eliminate, Signore. Grazie, Padre, ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Mia cara nella grazia, purtroppo il tempo è quello che il tempo stringe e io devo andare a lavorare. Ancora devo salvare il video e lo devo trasportare in tutto il mondo. Vi abbraccio come faccio ogni mattina, con un grande abbraccio. Vedete, le mie mani si stringono a voi, uno per uno. Non vi preoccupate, il tempo ce l'ho per questo. È un affetto spirituale. Ecco, questo abbraccio è eterno. Che Dio benedica questa amicizia e questa forza in eterno. Amen. Un grande saluto, un bacio doppio a tutti quanti. Vi amo. Vi amo nel Signore. Che Dio ci benedica. Pace. A presto. Amen.